Di nuovo insieme, cari amici di Un Calcio in Terza, primo appuntamento del mese di marzo, ma già in archivio l'ultimo turno datato febbraio, ultimo weekend, tredicesima giornata, un campionato sempre più interessante. Siamo entrati nel mese decisivo, a fine mese sicuramente ci saranno i verdetti. Giornata importante con la capolista che riesce a vincere in esterno ed anche le inseguitrici. Sono tre le vittorie esterne, un pareggio e soprattutto una vittoria interna nel derby tra due squadre dei Nebrodi occidentali. Naturalmente una giornata preziosa con il Fondachello ancora più 5 sulle due immediate inseguitrici, ovvero la Mamertina e il Tornarella. 5 come le giornate che mancano alla fine di questo campionato. È proprio la capolista Fondachelli che ha ripreso il passo, è riuscita ad espugnare il campo del Sant'Antonino. È finita 5-2, ennesima vittoria della compagine di Lombardo, ormai strada spianata verso la seconda categoria, ma sicuramente non mollano dietro le compagini che stanno facendo di tutto per poter, direi, disinnescare la minaccia della vittoria finale. Direi invece un'altra gara dove non abbiamo purtroppo le immagini, ovvero l'unico pari della giornata, quello fra i ragazzi del Protonarella e il Castellumberto. È finito 1-1, un match fra due squadre, il Protonarella che è, direi, dietro le battistrada di questo campionato, non riesce a spiccare il volo. Per il Castellumberto invece 3 punti meno sotto il Protonarella, un campionato direi altalenante, non è riuscita nemmeno lei a spiccare il volo. Ma per entrare direi nel dettaglio di quanto è accaduto all'interno di questa giornata, match importantissimo, quello dell'Oliveri che ultimamente sicuramente ha ripreso una marcia incontrastata. Protagonista di giornata soprattutto sul campo del Caronia, cala il pokerissimo, 90 minuti entusiasmanti, Antonella Calandra ci racconta cosa è successo. Scivolone casalingo del Caronia che dopo un promettente avvio dove sfiora anche la marcatura un paio di volte si consegna all'Oliveri che diventa protagonista assoluto del match. Un tonfo che fa male, che fotografa la stagione abbastanza anomala portata avanti fin qui dal team del Caronia. Si inizia con un minuto di raccoglimento per la prematura scomparsa di una giovane donna di Caronia di soli 41 anni. Dopodiché si inizia a giocare con il Caronia che rimane imbrigliato dalla buona organizzazione difensiva dell'Oliveri che difende e riparte velocemente in contropiede. Un risultato per la verità che ha evidenziato ancora una volta il problema concretizzazione offensiva per la squadra di casa a fronte delle statistiche dei tiri in porta. La partita comunque è stata divertente e al di là del risultato finale, la squadra di casa non si è mai arresa, cercando di contrastare il passo agli avversari. Ma la debacle dei padroni di casa alla seconda sconfitta consecutiva non deve nascondere i meriti di un Oliveri rilanciatissimo e tra le squadre più in forma del momento. I biancazzurri sbloccano il match su palla inattiva con Salvatore Herrera, che riesce a disegnare una traiettoria che non lascia scampo al portiere avversario. Appena qualche giro di lancette ed arriva il raddoppio con Mattia Bertino dopo una corta respinta della difesa di casa. Sul doppio vantaggio l'Oliveri diventa padrone del campo e affonda i colpi andando ancora in gol con Diego Alessandro che finalizza in gol dopo una bella giocata di buon tempo. Ma anche nella seconda parte della gara la compagine ospite prosegue nella girandola del gol con una bella esecuzione dalla distanza di Bertino che coglie impreparato il portiere di casa. A calare la cinquina ci pensa poi Gabriele Alessandro con un bel pallonetto che coglie di sorpresa il portiere caronese. Da segnalare infine l'esordio in campo del vicepresidente dell'Oliveri, Francesco Alessandro, che ha preso il posto del fratello Diego e che ha contribuito anch'esso a portare avanti questo importante successo. Resiste un quarto d'ora il Caronia e poi come una schiacciasassi la compagine dell'Oliveri riesce a calare il pokerissimo, 3 punti preziosi sempre all'inseguimento del Fondachelli. Un Oliveri, dicevamo, quarta vittoria consecutiva, importantissima e quindi sarà un finale di stagione dove i ragazzi dell'Oliveri rimarranno sul pezzo aspettando probabilmente qualche possibile scivolone della compagine del Fondachelli. Dicevamo di questa giornata con tante vittorie esterne, una vittoria interna, quella nel derby dei Nebrodi occidentali, che ancora ha messo a nudo le problematiche della Stefanese quando si allontana dal salvo la rosa. È finita 2-1, un Tusa in grande spolvero. Peppe Cuva ci racconta cosa è successo.
Secondo, risultato utile per il Tusa, che dopo aver bloccato sul nulla di fatto nel turno precedente la capolista Fondachelli, al rientro dalle mura di casa, conquista un importante successo nel derby contro la Stefanese. Partita bella e frizzante tra due squadre che hanno interpretato al meglio il match per cercare di superarsi a vicenda, e grazie a questo atteggiamento da parte dei 22 in campo si è avuto modo di assistere ad una gara piacevole e con continui capovolgimenti di fronte. La prima occasionissima è di Marca ospite, ma il tiro dagli 11 metri di Cicero viene spedito alle stelle. Scampato il pericolo, il Tusa, sul capovolgimento di fronte, usufruisce anch'esso della massima punizione, ma il tiro di Santi Miceli viene intercettato dal portiere avversario. Dopo questi due clamorosi errori da parte di ambedue le squadre, ci si aspetta magari un crollo dal punto di vista psicologico, ed invece il gioco ha continuato ad essere gradevole. Prima del riposo si rompono gli equilibri in campo, in quanto i padroni di casa passano in vantaggio. Ci pensa il giovane Sabatino Tudisca, con un preciso colpo di testa a cogliere di sorpresa il guardiapali stefanese. In avvio di secondo tempo, a partire forte la Stefanese, che sotto di un gol vuole immediatamente ristabilire la parità. Gli sforzi degli arancionero vengono premiati grazie ad una stoccata di Cicero, che dalla distanza lascia partire un gran tiro all'angolino, dove il portiere non può arrivare. Ristabilita la parità, la partita cala di intensità, anche se le due squadre danno l'impressione di essere sempre pronte per effettuare un acuto vincente. A cercare con più insistenza la via della rete sono i locali, che provano in tutti i modi a fare bottino pieno. Gli uomini di Sabino Di Stefano non demordono e stringono i denti alla ricerca del gol vittoria, che arriva solo sul finire della partita, e ci pensa Rosario Ventimiglia a regalare il gol da 3 punti per la sua squadra. Non riesce a invertire il trend in trasferta la Stefanese, ennesima sconfitta, anche se c'era la possibilità di aprirlo il match, ma dagli 11 metri c'è stato il rigore fallito, stessa cosa dicasi per il Tusa. Alla fine, ragazzi tusani, 3 punti pieni importantissimi, 9 punti in classifica, e quindi abbandonato definitivamente l'ultimo posto in questa graduatoria vetrina di tanti giovani interessanti. Vetrina come la nostra consueta rubrica, andiamo a capire cosa abbiamo scovato in questa settimana. Sono state 2 giornate intense, quelle organizzate dalla delegazione di Barcellona Pozzo di Gotto con le società di tutto il territorio di competenza, che hanno avuto la possibilità di confrontarsi con il presidente della sezione AIA della città del Longano, Francesco Danna. Incontri che sono serviti per avere un dibattito schietto dal punto di vista regolamentare. Entrambi si sono svolti in un clima disteso e collaborativo, e tutto sommato le società intervenute hanno dimostrato ampia disponibilità al dialogo. È su queste basi che nasce l'iniziativa per cercare di migliorare i rapporti tra arbitro, giocatori e società. Solo attraverso uno scambio di idee si possono diminuire le distanze e migliorare le relazioni fra arbitri e le varie squadre impegnate nelle varie categorie. Considerato l'ampio territorio di competenza della delegazione di Barcellona Pozzo di Gotto, il presidente Giuseppe Molino, in collaborazione con il presidente della sezione AIA, Francesco Danna, hanno deciso di dividere in 2 fasi gli incontri. Il primo si è svolto direttamente nei locali della sezione arbitrale di Barcellona Pozzo di Gotto, mentre il secondo si è svolto presso la parrocchia Sacro Cuore di Sant'Agata Militello. Come detto in precedenza, Francesco Danna si è dimostrato molto propenso al dialogo, aprendosi ad un confronto chiaro, leale e costruttivo, in maniera da smussare ogni difficoltà per favorire la crescita di tutto il sistema. Oltre ai vari episodi che i dirigenti presenti hanno voluto rappresentare al capo degli arbitri della sezione barcellonese, ci sono state anche delle proposte interessanti, come l'apertura della prova TV anche tra i dilettanti, o di testimonianze di forze dell'ordine presenti nell'ambito di sanzioni disciplinari, in maniera da permettere a società e tesserati di essere messi nelle condizioni di potersi difendere, perché altrimenti non si può parlare di giustizia. Ma in questo caso dovranno essere i vertici federali centrali a provvedere ad apportare delle modifiche regolamentari. I 2 incontri si sono svolti in un clima propositivo, alla presenza del presidente della delegazione Giuseppe Molino, del consigliere regionale Santo Buglisi ed ovviamente del presidente della sezione AIA di Barcellona Pozzo di Gotto, Francesco Danna, assistito da 2 arbitri in attività. Prima della conclusione, qualche esponente societario ha anche invitato i rappresentanti federali ad organizzare con più frequenza incontri come questi, in quanto occasione di confronto per far crescere tutto il movimento.
Lo avevamo annunciato nell'ultima puntata del nostro rotocalco settimanale, incontro proficuo all'interno del catino Sant'Agatese per un'occasione importante per poter sviluppare tanti temi con tanti protagonisti presenti. Direi buona la presenza del presidente D'Anna, di Molino, del consigliere Buglisi e anche di tutti i capitani di parecchie squadre del comprensorio per cercare di far crescere sempre più questo movimento calcistico. Ma torniamo, a proposito di movimento calcistico, a prendere in esame l'ultimo match di giornata, una Mamertina che insieme all'Oliveri a meno 5 dalla capolista Fondachelli proverà fino alla fine ad approfittare di un possibile scivolone dei ragazzi di Lombardo. Intanto altri 3 punti messi in cascina, ci racconta il tutto Marila Re. Tanto atteso derby tra il Mirto e la Mamertina si decide in favore dei galatesi, che nell'occasione si dimostrano cinici e spietati avendo la meglio sui padroni di casa. Grazie a questo successo la formazione guidata da Pippo Vidale consolida la piazza d'onore alle spalle della capolista Fondachelli. Sconfitta invece che pregiudica per la formazione del Mirto il cammino per un posto nella griglia dei playoff. Inizio in discesa per gli ospiti che dopo 10 minuti passano con Caminiti, che approfitta di un'uscita sbagliata del portiere locale Presti e insacca a porta vuota. Sotto di un gol il Mirto accenna una timida reazione, ma le sortite in avanti non creano grossi grattacapi alla difesa avversaria. I padroni di casa cercano di forzare i ritmi del gioco per ristabilire la parità e i loro sforzi vengono premiati sul finire della prima frazione di gara, che però diventa incandescente. E prima il Mirto, che subito riagguanta il pareggio con Di Gian Domenico, ma neanche il tempo di gioire che su un capovolgimento di fronte gli ospiti trovano nuovamente la via della rete e beneficiano di un calcio di rigore. Il fallo è di Ricciardo ai danni di Spasaro. Lo stesso Spasaro si incarica della battuta e porta in vantaggio i suoi. Nella seconda parte della gara i padroni di casa si gettano in avanti alla disperata ricerca del pareggio. Mostrano però il fianco agli avversari, che hanno anche qualche giusta opportunità per chiudere il match. L'11 di Frisenda costruisce qualche buona opportunità per raggiungere il risultato, ma le conclusioni non c'entrano il bersaglio. Anzi, sono ancora gli ospiti ad andare vicini alla marcatura, sempre con il solito Spataro, ma questa volta è attento Presti. Prima del triplice fischio finale, il Mirto costruisce la palla gol che potrebbe ristabilire la parità, ma la girata dell'attaccante Cannata viene bloccata a terra da Sciortino, che è attento. Finisce così in gloria per la Mamertina, che supera indenne questa insidiosa trasferta che le permette di consolidare la prima posizione in classifica. Al Mirto non rimane che leccarsi le ferite dopo questo secondo stop consecutivo che fa perdere quotazioni in chiave playoff. Se nel derby dei Nebrodi Occidentali la Stefanese perde con il Tusa, stessa cosa dicasi per la compagine del Mirto in casa con la Mamertina. I ragazzi galatesi piazzano il colpo da 3 punti, rimangono avvinghiati alla alta quota di questo campionato in attesa di un possibile scivolone della compagine del Fondachelli. Domenica prossima si ritorna in campo, turno importantissimo, Castellumberto Oliveri, fra due squadre che sicuramente avranno un unico imperativo, ovvero la vittoria. Stefanese e Sant'Antonino, con la possibilità degli arancionero di ritornare alla vittoria, lo fanno spesso e volentieri in casa. Capolista contro il Caronia in casa, e quindi direi occasione per continuare la striscia positiva di risultati. Mamertina Tusa, alto derby in Nebroideo, e Tonnarella Mirto con i ragazzi del presidente Zumbo alla ricerca di punti preziosi per acciuffare un posto nella griglia playoff. Questo è quanto è accaduto in questo ultimo weekend di febbraio, lo stiamo vedendo all'interno della pagina Facebook della delegazione di Barcellona, ma come consuetudine dal giovedì pagina Facebook di Trem TV, di Nebrodi in campo, e poi sul canale 90 Telemistretta digitale terrestre a carattere regionale, prima del TG della sera e anche prima del TG delle 14:10. Direi è tutto per questa settimana, come consuetudine, grazie a tutti coloro che si sono prodigati, al nostro Lucio Volo, settimana prossima, ennesima puntata di Un Calcio in Terza.